Allora, partiamo adesso, buon lunedì a tutti, ben arrivati, buon start in settimana, avete visto l'euro-dollaro la settimana scorsa come ha continuato a fare nuovi minimi, nuovi minimi, nuovi minimi, bastava venderlo, dicono tutti, ma bastava venderlo con la sicurezza che continuava a scendere, non lo sappiamo, quindi un giorno di poi bastava venderlo, questa è una cosa che me ne rendo conto anch'io adesso, ma... Purtroppo non è così, se fosse sempre così facile, è stato facile cavalcare il trend del DAX, per esempio, mentre scendeva. Ok, l'inversione non è stata, non abbiamo avuto la possibilità di capire dove c'è stata l'inversione, perché andiamo a vedere un attimino. Tanto, a parte che l'inversione è di poco, perché questo qui sarebbe stato l'inversione, guardate. Ci riprendiamo ai grafici scorsi, questa qui è stata l'inversione. Questo qui, lo stop loss degli short in attivo, per chi ha usato lo stop loss, e questo qui, adesso lo sistemiamo così, lo mettiamo qui, è il trend rialzista che da questo punto qui è incominciato a salire, cioè praticamente da qui. Quindi ha fatto una rottura, falsa rottura, è tornato giù, dato su, tornato sotto di nuovo e da qui è ripartito. Quindi il trend long è partito da qui. Togliamo questo. Ok, vedo che l'euro-dollaro si sta riprendendo. Dati per la Germania positivi, quindi il DAX dovrebbe salire e l'euro pure. Da una parte o dall'altra ci sarà sicuramente un dietro forte. Allora, questo qui è il livello da cui io indico un ritorno al trend ribassista da qui, che è praticamente il punto dove si invalidava il trend ribassista, si prendevano gli stop loss e si girava long, ma girarsi long dopo questo piccolo frammento di grafico, secondo me non ha senso. Quindi short da qui. Perché incomincio a vedermela già in short mentre il prezzo sta salendo? A parte, lasciamo stare la macroeconomia che abbiamo, le elezioni in America, che portano di solito a un ritracciamento ben noto su, gli indici, quindi l'S&P 500 dovrebbe scendere, quindi dovrebbe scendere anche tutti gli altri indici e poi dovrebbe salire l'euro-dollaro per l'incertezza, quindi il dollaro debole. Buongiorno a te Mauro. Quindi, io direi un attimino, lo voglio vedere, visto che ci siamo qui. Ecco, l'euro-dollaro, quello che mi aspettavo, ha rimangiato tutta la sua candela e sta facendo una candela rialzista. Attenzione, l'euro-dollaro, poi ne parliamo, andiamo a approfondire anche queste analisi sull'euro-dollaro per via dei supporti, le resistenze e tutto quello che si devono vedere quando sui minimi assoluti si rompe l'1,08, 1,08 e 20. Ma io vi dico chiaramente che non trado nemmeno le resistenze e i supporti. Mi sono accorto che dopo anni che guardavo le notizie non le trado più. Adesso i supporti e le resistenze le trado, ma soltanto in base al ciclo. Secondo me, ciclicamente, siamo arrivati in un punto dove dovevamo salire. Soltanto per fare una piccola panoramica e poi andiamo a finire il DAX, ci troviamo dopo sull'euro-dollaro per approfondire tutta l'analisi. Non è detto perché io dico che deve andare long, che il prezzo vada long, ma tutto parla long, quindi non andrò short, va bene? Allora, su 4 ore ciclicamente siamo messi così e siamo arrivati in un punto dove dovrebbe salire. Se mi rompe questo massimo qui, siamo sopra la media 12, mi parte il ciclo 1, soltanto per fare solo una panoramica di grafici. Ciclo H1, 1, 2, 3. Questo logicamente non può essere il 3, mi trovo la ripartenza del ciclo 4, andiamo a vedere la frattalità, questo qui era il ciclo 3, ciclo 4, vedete che qui c'è anche la linea già, e questo qui è il ciclo 4, che poi ha ancora spazio per partire. Questo è il ciclo 4, 25 candele contro 25-24 del ciclo 3, quindi la frattalità è questa qui diventa una stanghetta intera. L'ho spostato troppo qui. Questo qui è il minimo assoluto, guardate, doppio minimo, e questo ricomincia l'analisi. Ciclo 1. Ciclo 1. E questa è una bella X. Oppure
posso chiamarlo anche più per fare il ragionamento dell'altra volta, ci sta ancora, dove il più segno più, questo, non è questo, è questo, segno più, segno più perché volendo il ciclo 4 potrebbe anche stare qui dentro, ma visto che abbiamo la possibilità di usare il segno più per frattalità, questo qui è il segno più. Va bene? Quindi adesso siamo in ripartenza del ciclo 1. Siamo? Quindi ho fatto una panoramica, poi ci andiamo a ritorniamo. Allora, l'euro dollaro su, scusate, il DAX sul, sul time frame H1 non aveva neanche un segnale long, a parte il segnale long preso venerdì qui, da questa zona qui, stamattina, vedendolo dal pivot si poteva intuire un long, ma oggi era proprio una situazione neutra, guardate come continua a salire, allora la situazione neutra che vuol dire che, adesso poi lo guardiamo come sale, come si comporta questa candela da H1 che sta salendo adesso. Questo è importante di vedere come funziona questa candela qui. Allora, se il segnale oggi venerdì si parte da qui, dopo venerdì si parte da qui, quindi livello di pivot, adesso volevo alzare un po' la lente di ingrandimento, normalmente sta salendo anche l'euro dollaro di poco, ma sale anche il DAX, questo viene a cosa un po' certa. Allora, andiamo a vedere come si doveva comportare qui il mercato. Qui c'era il segnale long dal pivot? No, assolutamente no. Il segnale long l'avrei avuto se avrei avuto l'indicatore blu qui in basso. L'unica cosa è l'indicatore blu, quello giallo poteva anche rimanere alto, mi dava prova di forza, quindi giallo era forza, quindi il segno più, e l'indicatore blu che mi dava anche un segnale long, allora andavo long dal pivot o dal dinamico. Invece qui non avevo niente, avevo addirittura, così vi spiego di nuovo la tecnica leggendola, dove si deve lasciare fermo il trading, non si deve fare trading, perché arrivati a questo punto avevo il dinamico qui, quindi avevo il prezzo sotto il dinamico, prezzo sul pivot, quindi addirittura aveva rotto il pivot o non aveva rotto il pivot, uguale ero qui, quindi ero più predisposto sotto il pivot con indicatori alti a cercarmi uno short, indicatori che dovevano scendere, ciclo alto che doveva scendere, giusto? Mi seguite? Siamo tantissimi perché logicamente la situazione dell'euro dollaro richiede una spiegazione e la dovete magari cercare da me, ma vi ripeto, né da me né da tanti altri riuscirete a trovare una spiegazione. Se magari trovate qualcuno che vi dice l'euro dollaro è short e continua a scendere, avrà ragione lui in questo momento. Io continuo a darlo in long per via del ciclo, ma non è detto che si deve fare trading. Ok? Sarebbe una così rispondo anche a te. Federico, sarebbe una, come dire, dirvi andate long adesso o andate short adesso, non è giusto. Quindi vi do la mia analisi, secondo me, dal ciclo rialzista. Non è detto che si deve fare trading, ma si presuppone ad una ripartenza dell'euro dollaro. Magari va a toccare anche l'1,07 e poi riparte, non lo so. Nessuno lo sa, quindi assolutamente no. Bene, continuiamo. Qui avrei avuto un segnale short, allora indicatori che dovevano scendere al limite, solo quella blu andava qui sotto, entravo short perché il ciclo doveva chiudersi. Però per andare long, sopra il dinamico, avevo una possibilità di andare long in questo caso? Da metodo, non dico da trading, ma da metodo. Qui avevo un massimo assoluto, che era uguale al pivot. Quindi, se andavo long dal pivot, mi fermavo comunque al pivot. Non potevo salire ancora, perché questa qui potrebbe essere una falsa rottura e tornare giù. Ok? Poi la candela della settimana è appena partita con questo lunedì, quindi questa qui è la candela della settimana che mi sta facendo una spike rialzista. Ok? Quindi se mi ritorna qui sotto ho la candela settimanale che magari diventa una candela ribassista. Quindi quello che io mi aspetto adesso è una rottura di questa zona qui, che sarebbe il massimo assoluto che abbiamo visto, che era quello che andava a invalidare il trend short, questo qui. Ok? Notate che come si sta salendo il DAX, vi faccio vedere proprio dal grafico a un minuto, come sale così. Lui parte,
si ferma ritracciamento, parte, si ferma ritracciamento, parte, si ferma ritracciamento, scusate, parte, adesso addirittura candela, una pin bar ribassista sul minuto. È normale che dopo aver fatto uno slancio così mi rifà di nuovo una candela così? Queste che sono le prese di profitto piccole di chi va adesso a scalpare l'euro-dollaro, il DAX con delle posizioni abbastanza pesanti, quindi fa muovere veloce il mercato, prende profitto, scende, potrebbe sicuramente in questa zona ripartire di nuovo, cercare un nuovo massimo e poi riscendere. Se invece incomincia a rompere i minimi, allora incomincia la giornata di ritracciamento short, probabilmente, o comunque per oggi la giornata incomincia a diventare una giornata incerta, potrebbe tornare al minimo di partenza, quindi all'open price, scendere un attimino, poi si deve salire ancora e oggi avere una candela a croce sul weekly o sul daily. Quindi oggi la candela del lunedì sarà uguale sia nel weekly che nel daily. Adesso, rompendo questo massimo qui, target è questo. Andiamo a vederlo proprio in tempo reale. Così. Chiaro non me lo mette mai dritto. Vediamo come si comporta sui minimi. Sui massimi o sui minimi? Sui massimi, però tornando al minimo. Uno. Questi qua sono i livelli che deve rompere per entrare short. Qui uno sente la zona di pullback questa, se non la sente allora arriva la seconda, se non sente neanche la seconda allora incomincia lo short dal pivot. Perché? Perché si parla di short su un ritracciamento? Perché quando incomincia a scendere così il prezzo, che qui c'è una pin bar, comincia a scendere, scendere, scendere. Chiude anche le posizioni che saranno andati long da qui, incomincia a prendere il trailing stop, le macchinette o cosiddette macchinette incominciano a chiudere delle posizioni long e girarsi short, anche di breve termine, però di breve termine cosa vuol dire? Che aumentano la forza della debolezza, gioco di parole, la forza della debolezza e il DAX incomincia a scendere. Quindi sui massimi assoluti io andrò a prendermi il DAX in long? No, assolutamente no. Addirittura se proprio voglio. Adesso no, perché vi dico la verità, a finito il webinar devo scappare via, devo andare via un'oretta a prendere una cosa, quindi non voglio stare col telefono a guardare le posizioni, ne ho già tante, quindi le lascio stare. Anche perché questa settimana qua mi voglio mettere flat con diversi conti, perché devo fare un piccolo viaggio, quindi non voglio stare col trading aperto. E questo è anche il motivo. Quindi andare per me, usufruisco anche di questa zona di incertezza, diciamo, di trading incerto, perché l'euro-dollaro ha portato molto nervosismo nei mercati. Questo short dell'euro-dollaro ha portato che tutti i mercati siano nervosi, anche la sterlina dollaro sale, DAX sale. Questa qui è una cosa, correlazione che ho visto ultimamente, si sta riprendendo un po' dalla discesa dopo del Brexit, ha fatto questa discesa. E continuava a scendere e anche il DAX continuava a scendere, poi è arrivato a toccare il fondo, il DAX sale, la sterlina anche sale, non so quale sia il motivo, infatti no, ancora non l'ho messa nella mia watchlist, non mi interessa ancora guardarla, però oggi sta salendo la sterlina, sta salendo anche il DAX. Adesso vediamo come rimane la situazione sterlina DAX. Per il momento ancora vi ripeto, non la metto nella watchlist. Adesso mi interessa sapere se il DAX è arrivato a fine corsa, prima di evitare una bolla finanziaria, prima delle votazioni incerte sugli Stati Uniti e tutto il resto, vedere il DAX con i dati positivi della Germania usciti alle 9:30, ha fatto un piccolo, piccolo, piccolo risalita per poi trovarsi sui massimi assoluti ed essere bloccato nel time frame a un minuto. Veramente bloccato lì, non si sa se sale, se scende. Questo è adesso, o mi fa un'altra bella candela verde, mi va a rompere il massimo, allora continua il trend long, come vi ho detto prima, oppure incomincia a rompermi i minimi, questo deve rompere, questa zona qui, questa, e poi da qui in poi io lo do short. 10.750, 10.760, andiamo a vedere se combacia con il time frame H1.
10.700. Ok? Quindi comincia a diventare short intraday, 10.760, poco sotto il pivot, qui, questo pivot resistenza. Incomincia a diventare short, ma da trend è qui, dove ha preso praticamente rottura del massimo. Andiamo a vedere il weekly. Chiaro che adesso il wiki ha una bella candela, questa qui è ancora una falsa rottura, continua a lasciarla scritta, però una cosa che non dobbiamo tralasciare, ha chiuso la sua candela weekly fuori dalla congestione. Una, due, tre candele, congestione, questa qui l'ha chiusa fuori. Anche questa la devo tenere d'occhio. Quindi un ritorno dentro la congestione non mi interessa più, la congestione non serve più, perché vabbè, la lasciamo ancora per una candela, ancora per questa settimana. Se questa settimana qui mi ritorna dentro sulla congestione, vuol dire che la congestione ha fatto una falsa rottura da congestione. La prima è sempre una falsa rottura. Non mi piace su weekly dare questo spunto operativo, perché il weekly è un time frame molto molto ampio, però lo stesso lo seguiamo. La prima rottura di una congestione, quindi questa, di solito è una falsa rottura. Presto deve tornare qui dentro. E poi la seconda rottura, che sia long o che sia short, è la rottura, quella diciamo con più probabilità di essere una direzionalità di trend. Quindi se mi torna qui dentro e addirittura torna sui minimi, tengo conto che questa qui era la falsa rottura e torna giù. Aprendo qui in alto così, adesso sembra, è una conferma o cos'è? Fai vedere il grafico a un minuto, non ho capito bene che cos'è. Sto guardando il weekly, quindi vi state vedendo anche il weekly, anche voi, penso. Ok, quindi in questa zona qui, ritornare sotto dall'open price, tornare giù sarebbe anche nel settimanale, avere una rottura cioè un ritorno sotto la falsa rottura della congestione, e non solo della congestione, ma anche della zona di resistenza, che è questa qui. Adesso me la segno, anzi la segno con una barra, posso scegliere i massimi. Rossa chiara, poi vediamo rottura dei massimi, ce ne sono due, questo dove è adesso, quindi questa è la zona di impatto, e poi c'è questa qui, la zona diciamo dei corpi, che preferisco perché come adesso stiamo facendo l'analisi per cercare gli short sui massimi assoluti, quindi vado a vedere l'impatto che ha sui corpi in questo caso, perché mi interessa che se arriva qui sotto allora io lo so bene. Attenzione, sto facendo un'analisi per l'intenzione di entrare short. Sull'euro dollaro andremo poi a fare l'analisi per continuare a entrare short. Voglio vedere che cosa succede se facciamo l'analisi seguendo il trend. Poi andremo a vedere, facciamo questo esperimento oggi. Fai vedere il grafico a un minuto, mi stai scrivendo Giuseppe. Vuoi vedere il grafico a un minuto o vuoi dire che sto facendo vedere il grafico a un minuto? Perché sto facendo vedere il grafico a weekly. Forse ci vogliono un paio di minuti, un paio di secondi, perché trasporti, quindi, ci vuole 2 o 3 secondi perché trasporti l'immagine. Ok, comunque in questa zona qui non è ancora arrivato, però. Ah, vuoi vederlo per capire se il DAX scende? Vabbè, se hai un secondo monitor oppure se hai la possibilità di metterti un altro secondo PC, te lo metti nell'altro computer, perché non posso stare sempre sul minuto. Devo fare anche i webinar. Io lo vedo anche nell'altro monitor se sale, se scende. La cosa bella che abbiamo qui, abbiamo l'euro dollaro che sta salendo, guardate, tornato sulla zona del pivot. Questa cosa qui, che è tornato sulla zona del pivot dopo aver fatto una candela ribassista, è una questione un po', come si può dire, anomala, perché se adesso ha toccato il pivot e in questa zona qui trova ancora lo spunto per tornare short, allora l'euro dollaro andrà short e il DAX continuerà a salire, ma il DAX è già salito tanto, deve continuare a salire? Può darsi che il DAX sia salito, l'euro dollaro continua a salire e il DAX dà ragione alla mia analisi e comincia a tornare sotto, tornare short. Quindi sul minuto incomincia ad abbandonare, questo è il massimo assoluto, quindi questi sarebbero una posizione gratta e vinci, sarebbe questa, anzi la possiamo anche fare perché così se ci stoppa, ci stoppa. Mettiamo pochi pips. Ecco qua, short per me. Metto lo stop di 15 pips.
perché questo è un gratta e vinci. Tenersi da un'idea di fare uno short e tenere anche l'idea che tutto il tempo, uguale che indicatore usate, chiaro, se usate un indicatore più stretto a 60 ancora meglio è, però già 60 periodi vanno bene, se lo mettete a 30, 30 ancora meglio, però a 60 lo uso per diversi motivi a 60, quindi mi piace vedere che da tutto questo tempo non ha avuto un crollo di indicatore, quindi mi tengo lo short da questa zona qui. Per statistica, fate il conto che se da qui voi siete davanti al tavolo della roulette e cominciano a uscire tutti i colori rossi, 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 vuol dire che a un certo punto, se vi trovate qui davanti al tavolo della roulette, non andate a puntare sul colore rosso dopo che è uscito tanto tempo, o no? Mi date ragione? Non andrete sicuramente qui a dire ok, adesso sono usciti 20 volte il rosso, io mi metto rosso pure. No, mi metto nero. In questo caso vale con questa operatività vale fare il contrario, però sul trend, per esempio, se continuano a uscire nuovi massimi, chiaro che mi dovrò mettere prima o poi sul ritracciamento, mi metterò long. Però non sui massimi assoluti. Ok? Siccome siamo sui massimi assoluti di breve termine, neanche di lungo termine, però sull'euro-dollaro abbiamo toccato dei minimi abbastanza importanti. Quindi cercherei di. Infatti, voglio vedere se mi ha chiuso. Ah, mi ha chiuso ancora. Ok. Quindi cercherei di mettermi in questo caso qui short intraday per una breve operatività, una breve operazione. Ok? Questa è un'operazione di breve termine. Ok, questo qui è quello che tiene. Compressione, sta cercando i massimi. Chi è entrato short? Assolutamente stoppatevi qui, non cercate di fare chissà che, perché sebbene la candela weekly, candela H1 ha fatto una candela rialzista bella forte. Andiamo a vedere, cancelliamo questo. Anche se l'H1 ha fatto questa candela qui, non è detto che tra 3 minuti cambia la candela, può continuare a salire. Non è detto che deve scendere. Ok? Questa è una cosa che, se non mi rompe adesso il massimo e non mi chiude questa operazione che ho fatto, va bene, la posso tenere perché cambia l'ora, potrebbe farmi una candela rossa, potrebbe farmi anche un segnale del metodo punto zero, che anche questo qui adesso vorrei finire perché voglio arrivare all'euro-dollaro, perché tutti mi chiedete l'euro-dollaro. Lo facciamo l'euro-dollaro, ma fatemi finire anche la spiegazione qui. Qui abbiamo sulla linea gialla un meno 1, qui abbiamo un meno 2 sulla linea gialla. Non lo so perché non abbiamo ancora visto la statistica, però potrebbe adesso farmi un meno 3, che forse è insolito, oppure per farmi un trend. Ok? Se questo qui è il massimo assoluto, ok? Allora andiamo a vedere, questo era il massimo, questo era un altro massimo e questo è un altro minimo. Bene, allora qui abbiamo anche una cosa che mi sono dimenticato di mettere. Da questo minimo qui è partito il trend rialzista. Trend rialzista che sta durando da qui fino a qui 88 candele. Abbastanza. Allora, fatemi vedere una cosa. Meno 1 non ha toccato il minimo, però questo è il minimo. Questo per vedere. Allora, dalla parte bassa che è questa, ha fatto un meno 1, un meno 2, e al meno 1 faccio ripartire, dal meno 2 no. Ok, ci siamo allora. Sì, tutto, guardate, dalla parte bassa, che sarebbe questa, da questo minimo qui, il trend è questo, che l'ha portato fino a qui. Ha fatto un trend rialzista da qui. Vedete la linea gialla? Non ha mai toccato la parte bassa, si è sempre portato da qui fino a qui. 196 candele. 196 candele H1 per farmi un trend rialzista. Ok? Quindi a questo punto qui, vediamo se
La statistica dà ragione. Allora, un attimino solo che torniamo anche sul minuto. Cambio dell'ora. Stoppato con lo stop loss. Eccolo qui, nuovo massimo. Nuovo massimo, però la candela H1 non ha fatto la pin. Quindi questo me lo segno, non ha fatto la pin. Andiamo a vedere come procede. L'H1 dell'euro-dollaro, un attimo, togliamo anche questo. Partita in verde, non ha fatto neanche qui la pin. Fatemi vedere. Da dinamico l'euro-dollaro sarebbe long. Ok, sul DAX io non la faccio perché non ho messo lo stop loss, quindi in questa zona qui si rientra short appena l'indicatore questa volta dà un livello di short. Quindi, perché l'ho toccato. Questo è il livello dello short, quando l'indicatore rompe. Tornato giù, per chi vuole entrare prima. Analisi tecnica, questo lo short. Stop loss il massimo assoluto. Quindi queste cose qui vanno fatte così, perché se non si fa con lo stop loss sui massimi assoluti si rischia veramente di rimanere con tante operazioni short aperte. Ok? Quindi assolutamente stop loss. E se non va lì sotto non si fa lo short. Se volete fare un long, va bene, si possono fare, io non li faccio i long sui massimi assoluti, come non faccio gli short sugli short assoluti. Ma non è che sia sbagliata questa operatività di fare uno short sul minimo assoluto o un long sul massimo assoluto. Non è sbagliata, è che io non sono capace di farla. Quindi se voi siete capaci che sui massimi assoluti, come adesso, di trovare un'operatività long, ben che venga. Io penso che siano pochissimi chi riesce a fare un'operatività long sul massimo assoluto. Proprio perché siamo focalizzati a cercare una via di ritorno su un trend rialzista. Come siamo focalizzati a cercare una ripartenza long su un trend ribassista. E così ci vorrebbe non so, ci vorrebbe il tiro dei dadi. Provate a fare trading tirando i dadi. Se esce sopra il 3 si va long, se esce sotto il 3 si va short. Più delle volte avete anche ragione, proprio perché influenzati da tante altre cose, a volte il trading non va bene. Invece non essere influenzati, guarda il dado mi ha dato un 4, allora vado long. Anche se sono sui massimi assoluti, sì, ma il dado mi ha dato long. Più delle volte questa statistica mi dà ragione. Certo che non è più trading matematico, non è più trading con analisi, non è niente, è soltanto una statistica di percentuale di uscita del dado superiore al 3 o sotto il 3. Okay? Se esce il 3 sto fermo. Quindi il 2 e l'1 mi dà lo short, e il 4, il 5 e il 6 mi dà il long. Non sarebbe giusto, perché mi manca un numero. Quindi Antonio, il 3 non è di stare fermi. Il 3 fa parte dello short. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 e 3, ok? Non esiste il flat. In questo caso togli anche, vedi, mi dai un hit per dire, in questo caso qui se tiri il dado non c'hai mai il flat di stare fermo. Anche se è difficile stare fermo. Bene, per il DAX intraday assolutamente, sì, ok, dopo ti rispondo. Allora, assolutamente io sto cercando di capire se sta finendo, esaurendo il trend long per entrare short. Già comunque sono short, qui adesso vediamo che livelli di Fibonacci ha preso, già sui massimi assoluti. Ecco, adesso è arrivato in una zona addirittura, se andiamo a vederla sul daily si vede ancora meglio, in questa zona qui. Abbiamo rotto il massimo assoluto che sarebbe questo. Ok? In questa zona qui, se ritorna qui sotto, calcolo la falsa rottura o non la calcolo, vediamo come la fa. Sull'H4 non ho segnali, però ha interrotto i massimi assoluti. Allora, incominciamo a vedere. Un minimo crescente, qui si doveva cominciare a dedurre a un trend
una fine di un trend ribassista. Puoi parlare tanto, ma per l'intraday non è che me ne frega più di tanto fare l'operatività sui 4 ore, sul weekly, sul daily, però mi interessa sapere dove sono con il trend. Ma alla fine posso andare anche short su un trend rialzista. Questo qui era l'interruzione dei minimi, guardate. Si rompevano qui i massimi, qui esattamente si rompevano qui i massimi, si cercava il minimo, quindi con questo massimo qui lo segniamo. Lo alziamo un attimino. Questo qui non mi interessa più, il triangolo lo cancello. Questa qui diventa rossa, la mettiamo un po' più grande. Qui si doveva dare ragione alla rottura di questo massimo assoluto, che non l'ho segnato perché era un po', era la falsa rottura, guardate. Però lo segniamo un attimino, così ce l'abbiamo. Dov'è la forma? Allora, questo massimo assoluto che è questo. Allora, massimo decrescente, minimo crescente, ok? Questo massimo qui l'ha fatto dopo la falsa rottura, dopo questo ha fatto un nuovo massimo, falsa rottura, tornato giù, con questo minimo crescente è andato poi a fare un nuovo massimo rispetto a questo. Quindi questa qui era il trend, ha incominciato a entrare, a subire, diciamo, sempre nuovi massimi sull'intraday, anche H1, da questo punto qui. Ok? E quindi da questo punto qui, con questa candela di oggi, conferma il trend rialzista. Questa candela adesso in essere. Se questa candela qui, che è andata a toccare nuovi massimi, che sarebbe questo, ricomincia a scendere e mi ritorna qui sotto, da qui sono short. Se non va lì sotto non faccio niente. Che poi avevo un'altra cosa che avevo visto adesso. Vediamo se combacia questo qui. Ecco. Questi due massimi. E qui ritorna la fase del triangolo che non lo segno, però qui si ritornerebbe solo da qui. Ok? Anche da questa zona qui si può cercare intraday. Andiamo a vedere sul minuto, l'ultimo. Eccolo qui, questa sarebbe la posizione short. Se la fate, questa è lo short stop loss di nuovo 10-15 pips. Non si deve fare altro. Guardate, indicatore che ha abbandonato dopo tanto tempo la parte alta. La stessa cosa succede sull'H1, sul minuto e anche sull'H1 dell'euro-dollaro, che l'euro-dollaro cerca di spingere di nuovo a rialzo. Quindi ci sta ritornando un po' tutto quanto, diciamo, ad assestare la situazione. Se l'euro-dollaro sale, il DAX scende, la sterlina-dollaro che continua a salire, non gliene frega proprio niente di nessun dato alla sterlina-dollaro. Già questa cosa qui che dopo il Brexit può salire tutto il giorno e poi le ultime 3-4 ore della giornata può scendere. Guardate come si sta procurando sul daily una candela long, sul weekly anche, logicamente la stessa. Guardate come sta spingendo. Quindi in questa zona qui romperà i massimi e si porta su se rompe i massimi. Ok? Andiamo avanti. CHF. Questo qui già tornata in questa zona qui, il dollaro franco svizzero. Ovviamente non mi interessa più di tanto perché le posizioni che ho fatto sulla sterlina dollaro e sulla sterlina dollaro e sterlina franco svizzero non mi danno peso sul conto, quindi possono rimanere lì, non c'è problema. Ne ho chiusa una perché era andata in positivo di 150 euro, l'ho chiusa 140 euro, ma perché non volevo tenermela ancora, ne avevo tante, elimino quelle che vanno in positivo, ma se salgono adesso me le lascio anche correre, non c'è problema. Ok? Perfetto, quindi il DAX l'abbiamo fatto, vediamo sull'H1, sul cambio dell'ora era difficile capire se doveva continuare a salire, adesso incomincia a scendere. Vedere una candela gemella, come la chiamo io, cioè una candela che mi va a coprire tutto il corpo della candela precedente, logicamente sarebbe una cosa ottima dal punto di vista tecnico, quindi short da indicatore. E
e non tanto bella in versione di 30, perché se mi fa tutta la candela così veloce può trovarsi di nuovo sotto, quindi può ripartire con i long entro oggi, tornare a fare un nuovo massimo. Le cose che tante volte vedete, i mercati che vanno a fare dei minimi come questo, e poi nella stessa giornata ha fatto un nuovo massimo. Perché? Perché l'ha fatto troppo veloce. Ok? Quindi vediamo un attimino, mi piacerebbe piuttosto vedere la candela H1 che mi ferma, si ferma qui, e poi quella seconda candela tra 2 ore che continua a scendere. Questo è il mio punto di vista, come mi piacerebbe vedere il grafico scendere. Chiaro che se mi scende adesso fino a qui io mi chiudo diversi short e sto bene lo stesso. Però per l'andamento mi converrebbe vederlo più così. Un attimo, vedo qualcosa. Va bene? Ok, allora, euro-dollaro. Visto che tutto quanto parla short, vogliamo vedere se riusciamo a cercare, dal mio punto tecnico o ciclico o di analisi mia, della mia veduta, non ho nessun punto per entrare short. Perché ciclicamente ho una distribuzione chiusa, sia sull'H4 in questo caso, e qui si ragiona anche a livello di prezzo, che sarebbe questo. Quindi fratalità sarebbe che il ciclo 4 è chiuso qui, ho una fratalità con gli altri cicli, oppure che mi tengo tutto il ciclo. Qui non cambia niente. Questo è il minimo assoluto. Quindi sull'H4, ci sei Mauro? Sarai contento perché la sterlina sale, vero? Allora, bello che la mattina ha fatto già, nella notte ha fatto già sia la discesa dell'euro-dollaro, sia la discesa sulla sterlina, sia la salita sul DAX. Quindi cosa vuol dire? Che tutte le candele weekly hanno già la propria spike. Quindi ritornare a dei livelli dove il prezzo mi rompe l'open price, incomincia a scendere o a salire, a prescindere da che coppia sto guardando o da che strumento sto guardando, ho già l'intenzione che sul weekly la mia spike l'ha fatta. Quindi bene che l'ha fatto questa notte. Io ho guardato ieri l'apertura dei mercati, ma non ha avuto nessun spostamento del prezzo, proprio addirittura non sono stati neanche dei gap, quindi assolutamente no. Il DAX come ogni volta ha aperto, è sceso subito, è salito subito, in questo caso è sceso per poi ritornare sui massimi assoluti, quindi non ci sono stati movimenti strani. Ok? Quindi sul, questo è troppo grande, sull'H4 andiamo a vedere qui che siamo short. Prima faccio la mia analisi, poi andiamo a vedere come si potrebbe vedere, interpretare il mercato per andare short. Ok? Sull'H4 qui uso una distribuzione short. Ok, andiamo avanti. Daily. Ciclicamente dove siamo? Abbiamo chiuso un ciclo. Assolutamente. Poi guardate, se anche fosse questo il ciclo, ha chiuso. Anche se fosse questo il ciclo, ha chiuso. Anche se fosse questo il ciclo, ha chiuso. Cioè, in tutti i casi, io dal mio punto di vista ciclico, non trovo nessun punto di dire, ok, io devo andare short perché siamo nel ciclo in chiusura. No, il ciclo ha già chiuso. Con questa discesa qui ha chiuso in ogni caso. Ok? Candela daily, che se accorgete, guardate un attimino che cosa ha fatto la candela daily. Guardate un attimino, date un occhio a questa candela daily, l'ultima, e ditemi cosa notate. Dai. Doppio minimo, ok? Mi state scrivendo tutti doppio minimo, ripartenza, vabbè, doppio minimo, te l'accetto come doppio minimo. Allora, il doppio minimo è questo, l'ha fatto questa notte ha trovato un doppio minimo ed è ripartito. Che ci siano dei dati fondamentali, macroeconomici, politici o qualsiasi cosa che ci sia, non me ne frega, a me non mi interessa, a me interessa il prezzo. In questo caso qui il prezzo ha cercato in questa zona qui una ripartenza sul doppio minimo daily. Potrebbe essere una ripartenza mensile, devo capire, tanto questo è il minimo assoluto. Me lo sposto qui, su questi due doppi minimi. Ok? Poi, zone di entrata long, questa qui.
è questa qui. Guardate che non cambia niente, vedete che anche se dovessi cercare adesso, dal mio punto di vista, per quello magari l'idea, ma Paolo ci sta dicendo sempre long, il prezzo continua a scendere. Non è che ve lo dico perché sono convinto, ma perché dall'analisi ciclica, questa qui è quello che ne esce fuori dall'analisi ciclica, è soltanto segnali long. Però logicamente perché siamo in una zona ciclica dove è già stato chiuso tutto il ciclo, non c'è nessun'altra possibilità. Però che adesso long si riporti qui a 1,12, non lo so, magari da qui portarsi fino a 1,10, 1,09 e in questa zona qui magari continuare a scendere di nuovo. Però come ripartenza ciclica lo può fare, non ha ancora fatto. Il ciclo annuale, sebbene sta diventando debole l'indicatore, guardate, non è ancora andato sotto. Il ciclo annuale è partito dove? Qui. Partendo qui il ciclo annuale, cosa succede? Questo è il minimo assoluto, questo ha rotto il minimo, quindi da qui siamo ribassisti, giusto? Fino a qui ci siamo. Se adesso incomincia a salire da qui e il ciclo annuale si riporta alto, l'indicatore ritorna alto, il mio minimo di ciclo annuale è questo. Ok? Per quello non mi piacciono i time frame molto grandi, ampi, proprio per questo motivo qui. Quindi in questa zona qui io non ho nessuna possibilità di entrare short. Sul weekly. E qui torniamo da un punto di vista che non è addirittura ciclico. Se io dovessi andare long adesso, dove siamo? Banda di Bollinger l'abbiamo toccata ben tre volte. Tre volte toccato la banda di Bollinger. Siamo nella parte bassa. Weekly ho già fatto la mia spike con il minimo di stanotte. Sono sopra la banda di Bollinger, ho addirittura proprio piazzato sopra la banda. E mi manca un segnale long. Devo andare short adesso sulla parte della banda di Bollinger bassa, vado short. Guardate, se dovessi entrare qui short sulla banda di Bollinger, il prezzo salirebbe, giusto? Se dovessi entrare short sulla banda di Bollinger qui, il prezzo sale. Se dovessi entrare short sulla banda di Bollinger bassa, il prezzo sale. Però qui, per esempio, guardate, toccata la banda di Bollinger, rotta e il prezzo da qui si è salito, poi è tornato giù. Quindi tutta questa zona qui non era un long. Ma perché non era un long? Notate due cose diverse. Ciao Stefano, ben arrivato. In questa zona qui il prezzo ha continuato a scendere. E vediamo dove erano gli esempi di prima, banda di Bollinger bassa, questa, il prezzo è cominciato a salire, banda di Bollinger bassa, il prezzo è cominciato a salire, vado solo fino alle bande di Bollinger, questa qui è una banda di Bollinger centrale, non la segno però volendo anche questa, cominciava a salire, doppio minimo, falsa rottura e su, ok? La banda centrale minima, centrale, poi ve la faccio vedere, perché qui non si poteva andare long? Considerando lo stocastico abbiamo un'indicazione. Bravo Mauro, oggi ti trovo bello pimpante. Sarà che ti sta dando un po' di spinta alla sterlina che si sta riprendendo, forse. Bene, qui non si poteva andare long perché lo stocastico in questa zona qui, andando un po' storto, fino a qui era short. Però qui dove c'è un segnale long e mi ritrovo di nuovo sulla banda di Bollinger bassa, per questo tutto il tempo qui non potevo fare trading e qui era il long. Allora qui, adesso posso andare long, o qui posso andare long, considerando lo stocastico. Mi sta dando un segnale long nel riquadro che ho fatto, nel quadrato? No, non mi sta dando un segnale long. Fino a quando non ho un segnale long, che è molto lento, che ha 5 periodi, sono 5 candele weekly, non ce l'ho. Quindi assolutamente. Questa è la differenza, guardate questo long qui. Guardate questo long qui. Notate qualcosa di diverso? Che questo long qui, cosa faceva? Adesso il grafico fatto non lo vedo, però quando c'è stato il segnale long è andato su, ma guardate l'idea. E questo ritorniamo nelle 5 candele, perché da qui ne ho una, due, tre, quattro e cinque, doppio minimo,
e questo era il long. Sebbene qui si poteva fare un long perché la banda di Mulligan era bassa, non si faceva perché c'era un segnale short. Quindi ve l'ho segnato lo stesso, ma questo non era un long da fare. Dopo 5 candele, che sono i 5 periodi che uso con lo stocastico, dopo il doppio minimo siamo nella stessa zona se cercavo un long. Questo era il long più forte di tutti che abbiamo visto. In questa zona qui adesso non ce l'ho. Sebbene sta cercando di salire, non ce l'ho. Come non ce l'avevo qui, ma ce l'avevo qui. Qui, dalla banda di Bollinger centrale, questo qui, era un long dopo il doppio minimo e qui avevo il segnale long. Ok? Quindi la direzionalità weekly mi dà molto più impatto se la guardo così. In questo caso qui c'ho un segnale short, non ce l'ho. Quindi per questo vi dico, non posso andare sempre short sui minimi assoluti, perché la mia strategia, possiamo chiamarla così, il mio metodo, la mia analisi, il mio Paolo, il mio essere, è contro ogni short. Quindi è chiaro che su tutti i minimi le mie analisi daranno sempre dei segnali long sul minimo assoluto, quindi non potrò entrare short. Aspetterò, ci vuole il freno a mano, ci vuole il cosiddetto pazienza da trader, cioè stare fermi e non fare trading. No, non lo devo fare trading perché devo stare fermo. Perché devo stare fermo? Perché non ho segnali long. Però non ho neanche segnali short, perché il trading che fa Paolo, il trading che faccio io stesso, mi dice che il ciclo è chiuso, quindi dovrei aspettare una ripartenza, quindi devo aspettare una ripartenza long, non posso fare trading. È quello che vi dico, non si può fare trading. Sull'euro-dollaro, per il momento, weekly, non c'è il trade, non c'è. Ok? No, qui ci siamo, che ore sono? 10, sono 10, no, abbiamo ancora un po' di tempo. Ok, quindi weekly, chiaro che poi riduco, vado sul daily ho la price action, quindi se da domani, facciamo il conto che questa candela qui sono già mezzanotte e chiude, se chiude la candela a mezzanotte e domani il prezzo mi ritorna sopra questo massimo qui, allora è chiaro che domani con price action io vado long su questa zona qui, andrò long, chiudendomi la posizione, mettendomi lo stop loss sul minimo assoluto, su 30 punti stop loss. Voglio tentare adesso un long sull'euro dollaro, ok. Long, stop loss sul minimo assoluto 30 pips, neanche 33, 30 pips, perché mi sto cercando un ritracciamento. Questo è il trade che si potrebbe fare. Fatemi vedere a proposito, io ho ancora un long. Ah, un long è andato anche in positivo e nessuno me lo dice. Non vi faccio vedere il conto perché l'altro conto ormai, sapete che sto partendo con una nuova operatività, quindi l'ho dimezzato tutto il resto. Allora, il DAX mi sa che comincia a scendere davvero. Se lo metti a 30 minuti, le bande di Bollinger vedi che è ancora fuori dalle bande, ma dipende da come le hai messe le bande di Bollinger, perché non lo so, perché a 30 minuti io non le uso. Però se me lo dici, ma Alessandro, le facciamo. Se mi dai l'input di come lo metti le bande di Bollinger, classic periodi a 20 periodi. Bah. Facciamole, non c'è problema, ci metto un secondo. 30, mi pare sul 30, no? 20 periodi, 20 periodi. Le lasciamo in questo colore qui, no? Le mettiamo in un colore che si veda, questo qui, e via. Ecco. A quanto le setti? Cosa? Le bande di Bollinger? Io le uso a 21 periodi, però soltanto sul time frame weekly. Intraday non le uso. Sul weekly metto a 21 periodi. Sì, qui c'hai ragione, Ale, c'hai ragione che sta cercando di scendere, perché è ancora fuori. È andato fuori con la candela precedente. Questo sì. Guardate anche l'euro dollaro che cerca. Ormai sta partendo, è ritornato sul massimo assoluto. Io ho un long di venerdì da chiudere. Adesso aspetto un attimino di capire come gestire. Poi dopo la realizzazione vi dico anche perché sono di fretta oggi. Allora, bene, sta salendo bene, 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 sta salendo veramente bene l'euro-dollaro. Ah, comincia a chiudermi anche l'operazione del... Ok, quindi oggi il tema è partito da una parte, siamo arrivati dall'altra. Allora, togliamo intanto sull'H1. Aspetta che qui non ci ho messo il time frame 30 minuti, non mi avete neanche detto. 30 minuti. Ok, su 30 minuti siamo messi così. La mezz'ora, cioè praticamente gli ultimi 25 minuti, la candela sta continuando a scendere, sta tornando a toccare la banda di Bollinger per tornare dentro. Se Alessandro ti trovi bene con le bande di Bollinger a 20 periodi, sul 30 minuti,
e addirittura trovi uno spunto operativo usando sia l'indice, sia l'indicatore ciclico, sia i William, a questo caso, nel tuo caso solo i William, così, perché non usarli? Va benissimo, magari hai trovato per te una strategia che funziona, quindi va benissimo, assolutamente. Ok? Chiaro che sui 30 minuti questo qui sarebbe il target, perché guardate, c'è una zona, questa punta qui è una zona di pullback. Ok? Perfetto, quindi io lo rimetto H1, tolgo le bande perché non mi interessano. Però assolutamente questa è la cosa bella del trading. Io posso fare uno short e avere ragione, e chi altro può fare un long e avere anche ragione. Dipende dal time frame, dall'analisi, da tutto. Bene, la vedo che continuo a monitorare questo, perché mi interessa anche sapere la sterlina, perché questa del DAX è qui. Tornata in positivo la posizione di prima del DAX. Va bene, mancano 4 minuti al cambio della mezz'ora, in questo caso per te Alessandro. Bene, dove eravamo? Eravamo sul weekly dell'euro-dollaro. Abbiamo banda di Bollinger 21 periodi, stocastico quello di default del MetaTrader a 5.33, non l'ho mai toccato. Dovete tener conto però che questo 5 sono le 5 candele. Quindi dopo questo segnale long neutro, perché non è né sulla banda di Bollinger, questa qui è anche una cosa, queste due trend line che vedete qui nel grafico, che ormai è da tempo che ce le portiamo appresso, queste tre trend line blu, sono delle zone critiche dove il prezzo magari potrebbe risalire o scendere. Guardate, io dico 5 periodi, no? Allora guardiamoci questa zona qui neutra, fatemi vedere dov'era, per usare lo stocastico a 5 periodi. Allora questo segnale qui è qui, su questa zona qui, la zona blu. Ok, il prezzo comincia a salire, 1, 2, 3, 4, 5, questa qui è la banda di Bollinger, qui in questa zona qui non ho segnali, però già sono già fuori dal 5 periodi dello stocastico. 6, 7, doppio minimo, segnale long. Qui posso di nuovo sulla zona della zona blu, ho un segnale long nuovamente, allora ritorno long, qui c'è la banda di Bollinger, qui c'è l'altra banda di Bollinger. Segnale short nella parte alta, banda di Bollinger, short. Ok? Avete capito come si utilizza questo sistema qui? Semplicissimo. E non vado a cercare altro. Questo che sto facendo io non cerco altro in questo caso. Va bene? Ok. Andiamo a vedere, perché mi interessa eliminare e non guadagnare. Cioè, logicamente guadagnare, però voglio eliminare anche, voglio vedere il massimo. Siamo sul pivot. Sceso un attimino. Adesso un minuto come siamo messi. Siamo sul pivot. Sono dati adesso? No, vedete, alle 10 c'è stato dati tutti positivi per l'Eurozona, anche se non sono segnati con più tori, ma sono forti. Potrebbe essere anche questo l'impulso di dire ok, bah, oggi la giornata me la faccio in long dell'euro dollaro, e poi domani se ripensiamo, vediamo se domani continuo ancora long, allora abbandono i minimi. E tutto quello che trovate in web, sul web, tutte le analisi che trovate che danno l'euro dollaro 1.05, 1.07, 1.04, parità 0,80 centesimi, ancora più ne ha più ne mette, quando l'euro dollaro incomincia a salire e mi fa un nuovo massimo, tutte le analisi cambiano. Quindi tornerete di nuovo quel no, l'euro dollaro sta salendo 1,13, 1,14, 1,10, 1,12, livelli di resistenza nuove, supporti nuovi, tutto cambia. Per quello io non seguo le analisi, anche se ho un sito che mi manda 2-3 mail al giorno, guardo, ma guardo le sorvolo queste analisi qui, perché non mi interessano più di tanto. Non voglio farmi influenzare, le guardo con un occhio chiuso, proprio un occhio chiuso e uno socchiuso. Perché mi interessano, ma non devono influenzare le mie analisi. Se il ciclo mi dice long, perché tanto in passato ho avuto tante volte l'esperienza che il ciclo mi dava long, le analisi davano short, e io ho seguito tale tizio che, ah, ok, allora lui dice andare short, preferisco andare short anch'io, me ne frego del ciclo. E avevo ragione io con il ciclo. Magari non ho mai fatto una statistica di quante volte hanno ragione le analisi e di quante volte ho ragione io, però assolutamente se seguo la mia analisi so con coerenza
che sto facendo una cosa giusta perché ormai anni che uso i cicli ed è questo. Poi se non mi piace l'analisi ciclica sul daily mensile, guardo gli altri time frame. L'H4, bene, cosa mi sta dicendo? Long, si sta arrivando sopra la media 12 periodi? Sì, allora da qui addirittura mi sta dando una conferma di una partenza ciclica, deve andare fino alla 48. Va bene, ci siamo. L'H1 cosa mi dice? Siamo sopra il pivot? Bene, siamo sopra la media 12? Sì, quindi è partito un ciclo. Che ciclo siamo? Se deriviamo da un ciclo 4 sarà il ciclo 1, deve andare a toccare la media 48. Fino a prova controllo ci avrò ragione. Se poi invece mi arriva fino a qui e torna giù da qui, ok, ho ragione lo stesso perché il mio trading intraday l'ho già fatto. Ok? 4. Bene, io sì, volevo farvi vedere, alla fine volevo farvi vedere come si potrebbe, del daily addirittura non lo so, guardare un'analisi short. Prendiamoci la briga di fare una cosa del genere. Mettiamoci il grafico vuoto e lo mettiamo non daily ma a 4 ore. E guardiamoci da price action o da analisi tecnica i segnali che sarebbero long o short. Anzi, guardiamo soltanto gli short perché i long li abbiamo già fatti ciclicamente. Quindi abbiamo uno spunto operativo short. Adesso sto andando contrario al mio metodo, senza guardare il metodo. Sto andando contrario. Chi non ha un metodo ha money management. Chi non ha money management ha il metodo. Chi non ha nessuno dei due ha forse un metodo e forse un'analisi. Questo è il metodo ciclico e più l'analisi che vi sto facendo vedere adesso. La rottura di questa zona. Price action pura. Allunghiamo questa trend line. Allora, io mi ricordo i cicli, quindi sono sempre influenzato a capire in che ciclo sono. Però, uguale, non importa. Questa qui è un segnale di price action short. Questo. Siccome me lo fa che la candela apre e praticamente scende, mi va in questa zona qui, devo qui trovare un breakout del minimo assoluto. Questo. Questo qui è il breakout del minimo, guardo dove va a finire qui, allora questo qui era il segnale short che continuava. Bene, ma non mi interessa perché col senno di poi, se non l'ho fatto venerdì, o che giorno era il 20, venerdì, 20, 21, 22, 23, no, giovedì, 21, e oggi 24, quindi era giovedì, se non l'ho fatto giovedì questo segnale qui, non importa, non lo posso più fare, giusto? Ok, adesso sono in questa condizione qui. Devo cercarmi uno short perché abbiamo detto che ciclicamente tradiamo i long, ma dov'è che trovo uno short? Tanto mi sta rompendo il massimo assoluto della candela precedente, questa, me l'ha rotto questo, me l'ha rotto questo, me l'ha rotto questo, quindi il prossimo target sarebbe questa zona qui per i long. Va bene, lasciamo stare perché i long non ci interessa, abbiamo detto che dobbiamo cercare gli short. Bene, qui incominciamo a fare il grafico un po' più piccolino e a inserire delle trend line. Che trend line devo inserire? Questo è il minimo, questo qui è il minimo di oggi, va bene. Incominciamo a inserire quelle che ho. Ho una trend line che è troppo fresca, è la trend line di oggi, quindi sul minimo vecchio del 24 giugno fino al minimo di oggi. Va bene, ok? Ci siamo. Anche questa è vera. Poi, altre trend line, forse un canale di bassista. Lo mettiamo qui, guardate. È forse una presa in giro, però la dobbiamo fare perché voglio farvi capire una cosa del motivo perché io non posso andare long e non posso andare short. Eccola qui, questo è un canale, mettiamo rossa. Sto cercando di arrampicarmi sugli specchi per cercare un segnale short. Siamo su un canale ribassista, però siamo nella parte bassa, quindi soltanto una rottura di questa zona qui darebbe via di nuovo allo short. Bene, se io vado short, qui ho dei doppi minimi, una zona dove il prezzo ha trovato impatto rialzista, quando fu che toccò questi minimi qui, ha trovato in questa zona qui un impatto rialzista, infatti è andato a fare un nuovo massimo assoluto, 1,16. Ok, dal minimo assoluto. Quindi questa zona qui, se mi arriva qui il prezzo,
non è che posso tenere tanto lo short, dovrò cercare di girarmi long. Bene, ok, quindi se vado short, vediamo se riesco a indicarlo, se vado short in questa zona qui ho 30 pips, 30, 40 pips di take profit. Vabbè, non è tanto, però se devo fare, sto cercando solo gli short, non devo cercare i long, giusto? Allora io vi faccio una domanda generale adesso. Se altri, non vedo neanche il punto di dove mettere un'altra trend line, non ce le ho, però va bene, non importa. Mettiamo un'altra che è questa. La posso mettere così. Qui, vabbè, avrebbe senso anche metterla sul minimo assoluto di oggi, va bene, la mettiamo qui, non c'è problema. Mettiamo qui, la mettiamo verde. Incomincio a farmi delle analisi per cercare uno short, non un long. Allora, prendiamo la corrispondente a questa, quindi uso un po' del mio metodo, tanto lo userei anche per fare gli short, quindi è un metodo neutro. Eccola qui. Vado a cercarmi una zona dove posso metterla come canale rialzista, vediamo se troviamo una. Eccola qui. Questo minimo qui, questo minimo qui, questa candela qui, questa qui diventa rossa. Ok, un canale rialzista. Bene, allora cosa ho? Alla fine, se io dovessi andare long, short sul canale, devo andare short su questo canale qui, questa e questa. Sono sul minimo assoluto, quindi non ho un segnale short. L'unico segnale short se mi rompe questa trend line sono 40 pips di take profit. Va bene. Se invece dovessi andare short su questo canale qui, questo e questo, siamo nella parte bassa e dovrei cercarmi comunque un long. Quindi non ho segnali short, neanche da analisi tecnica. Quando si diminuisce tutto, quando si esaurisce il prezzo, proprio il prezzo va a fare di nuovo i minimi, non ho segnali short, addirittura questa qui sarebbe verde. Intanto non ci interessa, intanto lo cancello questo grafico, uguale. Non ho segnali short. C'è qualcuno di voi che ha un segnale short da farmi vedere sull'euro-dollaro? Dai! Non voglio sfidare nessuno, voglio soltanto farvi capire una cosa, che mentre il prezzo scende tutto, chiaro che si deve cercare un long sulla debolezza, si cerca un long. Si cerca un long. Allora lo cerco sempre con l'idea che potrebbe farmi un nuovo minimo, allora lo stop loss è sul nuovo minimo, basta. Se io adesso incomincio a entrare long e ho la fortuna che mi rompe, cioè che non mi prende lo stop loss, incomincia a salirmi di 100 pips, mi posso mettere anche lo stop a pari e cercarmi un nuovo massimo. O comunque cercarmi da questa parte qui a questa zona qui. Ok? Questa qui, ulteriore long, guardate, se io rompo questa trend line qui, la metto qui. Se mi rompe a rialzo questa zona qui, adesso qui vi do anche un input per cercare gli short, guardate, senza volerlo. In doppio senso però, uguale, lo facciamo lo stesso. Ok, è andato un po' storto, uguale, non importa. Guardate. Su questa trend line qui, se io sono predisposto a cercare gli short, quando lui il prezzo mi arriva in questa zona qui, io da qui devo cercare uno short, perché allora ho un ritracciamento. Allora ho un ritracciamento, da qui a qui ho un ritracciamento, e di qui cerco uno short con un nuovo minimo assoluto, quindi lo short da qui deve essere da qui. Io non lo faccio, perché dal mio punto di vista, se mi parte un ciclo, potrebbe ripartirmi un ciclo 1, quindi fermarsi qui, poi in ciclo 2 farmi un nuovo massimo. E se io vado short da qui per cercare un nuovo minimo, non sono coerente alla mia analisi, per quello non trovo mai uno spunto operativo in short sul trend short o in long sul trend long. A meno che non è, il trend non è appena nato, se mi nasce un trend appena nato, un trend short, allora incomincio a mettermi short sui cicli, metto uno short sul ciclo mensile. Se appena nasce un ciclo, un trend long, come in questo caso, se magari sta nascendo di nuovo una ripartenza ciclica mensile, io sono già predisposto a mettermi long. Ok? Ci siamo? Perfetto. Oggi mancano le donne, non ci sono donne. Ok, torniamo al nostro DAX, che ha fatto una piccola pausa.
Guardate, questo qui era il segnale short, da qui è arrivato nella parte bassa, da cui non ci arrivava tutto il tempo. Guardate quanto tempo è rimasto qui in alto. Statistica, devo cercarmi uno short. Adesso torniamo a noi, allunghiamo queste. La verità, tutto veritiero, perché sono le stesse trend line di prima. Non è ancora rotte queste trend line. Quindi ancora non ho un'entrata di un trend short. Però sull'H1 cosa mi dice? Cosa mi sta dicendo il prezzo? Non sono andato a fare di nuovo massimo con la candela H1 di adesso. I segnali macroeconomici, indicazioni macroeconomiche, i dati sono entrati long per la Germania, e ancora il DAX ha fatto una piccola salitina per tornare giù. In questa zona qui cosa devo fare? Mi aspetto una rottura della linea blu qui, una selezione ciclica short, e allora mi cercherò uno short, ma intraday posso farmi lo short praticamente da qui, magari fino al pivot, o magari fino a qui, fino a questa zona qui. Questa è la zona di take profit. Questa non è solo la zona di take profit, questo è quello che invalida anche un trend. Perché, adesso vi faccio vedere, devo mettere dritta perché sennò non mi dà pace. La mettiamo bianca perché poi la cancello, quelle bianche le cancello. Allora, se io adesso prolungo questa linea bianca qui, la mettiamo rossa, verde, così so anche che è un ritracciamento, vado a vedere dove va a finire. Ah, guardate, qui, in questa zona qui. Ok. Io so che in questa zona qui ho avuto dei massimi assoluti, da cui il prezzo, su questi massimi qui assoluti, ha voluto i massimi per poi scendere fino a qui. Ok? Quindi il prossimo target è questa zona qui. Adesso la segniamo meglio con il righello, con la linea continua. Poi le tolgo perché non mi interessano le resistenze in questo grafico, però guardate, ho due punti, minimo assoluto di questo trend è questo, e il massimo era questo, massimo decrescente. Diventano delle zone di supporto, quindi verde. Quindi questa qui è il primo take profit, il secondo cos'è? Il pivot. Non ho fatto altro. Ok? Ho queste zone qui. In queste zone qui ho praticamente due livelli di take profit, che sono due livelli di supporto. Da dov'è che si invalida il trend? Quindi questa qui. Tolgo quelle verdi perché non mi interessa, ho detto che mi tengo solo quelle. Volevo solo farvi vedere. Guardate dov'è il pivot. Adesso, questa linea bianca invece, che è quella che invalida il trend, andiamo a vederla. È da dove il prezzo dopo una discesa intraday con gli short, che abbiamo fatto tantissimi gain con tutti gli short, da questa zona qui dove ha incominciato a salire. Questa è stata la zona dove è stato invalidato tutto il trend short, perché ho detto, se questo qui è il trend, ricordate, se ho detto se questo è un trend, questo è un ritracciamento, questo dovrebbe essere la continuazione del trend, invece salendo di nuovo ha interrotto, non fandomi dei minimi nuovi, quindi ha cominciato a salire, a farmi un trend rialzista. Prima rottura, seconda rottura, quindi se ritorna qui sotto, continua il trend short, ok, fino a qui, ma se lo vado a vedere su un altro time frame, me ne accorgo meglio che nell'H1 ho il trend inverso, cioè long, ma su altri time frame sarò probabilmente ancora, vediamo, adesso non so. Andiamo a vedere, saremo ancora trend long, vedete 3 doppi massi, 1, 2, 3, ok, da dove adesso il prezzo, qui abbiamo comunque un trend long, da un punto di vista abbiamo il trend long, però questo è il massimo assoluto, quindi questo è il trend e questo è un ritracciamento, potrebbe essere, anche se molto lungo. Andiamo a vederlo un attimino, se vediamo se troviamo qualcos'altro.
Vediamo questo, andiamo a vedere. Guardate, da qui è cominciato il trend. Tutti gli altri sono ritracciamenti, quindi ancora sono in un trend short sul time frame a 4 ore. Poi il daily, che lo vediamo molto meglio, abbiamo qui un trend ribassista da questo minimo qui. Certo, è andato a fare dei minimi, dei massimi, dei minimi, dei massimi, però in ogni caso ha sì, ha rotto questo massimo qui, non ha ancora rotto questo, l'ha fatto un doppio massimo, ma è ancora sotto a questo. Quindi cosa mi dice? Che in ogni caso sono ancora in un trend ribassista, se proprio la voglio vedere così. La rottura di questo triangolo ha fatto sì che saliva un po', ma adesso vediamo come si sta comportando. Ok? Bene, vi ho chiarito un po' anche la situazione, perché a un certo punto si sceglie l'idea di fare solo long sull'euro-dollaro, perché non abbiamo altri segnali short, non ne abbiamo, ne abbiamo pochi. O meglio, sono talmente stretti i segnali short che sono veramente troppo pochi, quindi non abbiamo un trend definito, perché il trend ormai è già a fine corsa. Può chiamare anche così. Chiaro che potrebbe continuare a scendere ancora, 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 però siamo comunque a fine corsa. È come se io arrivo a fine corsa, però non freno, continuo a girare, a girare, a girare. Ok? Bene. Anche sul daily, sul weekly del DAX, vediamo benissimo che c'è un massimo, massimo, fino a questa zona qui, non lo so, zona di compressione questa. Sì, certo, sono 15 settimane che mi porto questa zona qui su e giù, su e giù, su e giù, quindi non so. Va bene? Ok, per tutto, ho spiegato tutto quello che potevo spiegarvi. Avete qualche domanda ancora? Andiamo a vedere il DAX un minuto, fermo lì, chiaro, adesso c'è anche un po' di pausa. Sull'H1 dell'euro-dollaro siamo ancora tornati sul pivot. Dati alle 11. Non ce ne sono più, ci sono alle 12 qualcosa sulla stellina, ma per oggi è finito lì, poi nel pomeriggio c'è qualcosina e poi stanotte c'è un discorso del governatore del Canada, che a me non interessa proprio. Ok? Quindi siamo messi così, non abbiamo altri spunti. Va bene? Ok, adesso stoppo qui la registrazione, che così questo qui lo metto nel blog. Se avete domande, oppure la posso stoppare già adesso, mi date l'ok? Perfetto, altri grafici da vedere? No. Secondo me no, perché focalizzo su queste due coppie, proprio perché all'inizio consiglio veramente di non andare a seminare su coppie che non conoscete. Rimanete sull'euro-dollaro, se volete aggiungere un indice, oppure addirittura due coppie, ma non fate tante cose. Ok, stoppo qui la registrazione, grazie, un saluto agli amici del blog, un buon start in settimana.